commentando, andiamo a vedere anche il parere tecnico, tattico, soprattutto del nostro match analyst di riferimento con tanto di patentino UEFA B, Fabio Polverino. Buonasera a tutti i telespettatori. Quest'oggi analizzeremo i gol della partita tra Bitonto e Cavese 1-2. Come di consueto, con le immagini, partiamo con l'analisi. 1-0 del Bitonto, rimessa laterale, marcatura che dovrebbe essere più stretta da parte di Aliperta o Cuomo. Uno marca e l'altro sta in copertura. C'è un colpo di testa da parte di un giocatore del Bitonto, poi Magri sbaglia l'anticipo e viene scavalcato dalla palla. Palla respinta da Altobello di testa, che però finisce a Riefolo, il quale se l'allunga di testa e crossa verso il centro. Cross che giunge a Figliolia, che colpisce di testa e segna. C'è però un errore nella marcatura di Magri, infatti Kevin si trova davanti al suo avversario, non avendone visione. Nel prossimo fotogramma si può notare come egli si giri proprio per guardare l'avversario. Così facendo si perde visione della palla e diventa difficile scegliere il giusto tempo per andare a contenderla saltando per colpire di testa. Pareggio della Cavese. Punizione Cavese. Gagliardi si avvicina ad un suo compagno e gli prende palla per battere rapidamente. Alcune volte ci vuole astuzia, intelligenza, ma soprattutto è inutile parlare con l'arbitro. Occorre essere attenti ed osservare la posizione dei propri compagni. Vediamo la posizione di Foggia. Battuta rapida. 1 contro 1. La velocità può sorprendere l'avversario. Foggia riceve palla, punta il suo avversario e si accentra, trovando un'eccezionale conclusione a giro sul palo più lontano. Bellissimo gol. 2-1 Cavese. Palla calciata lunga dal Bitonto. Cavese in 2 contro 1. Marcatura e copertura preventiva. Altobello allontana palla percependo che alle sue spalle sta arrivando un avversario. Numero 20. La palla calciata giunge a Tumminelli, che conduce per qualche metro. Movimento incontro di Foggia che viene dentro al campo, visto da Tumminelli che lo serve ottimamente. Tumminelli passa palla e va dentro, scambio 1-2 con Foggia. Tumminelli conduce per qualche metro e calcia di sinistro. Petrarca para, ma come si può vedere Gagliardi è ancora una volta attento ed è pronto ad intervenire. Controlla palla di destro e calcia. 2-1 della Cavese. Ecco, il buon Fabio sul primo gol ha imputato la maggior colpa a Kevin Magri, forse un po' distratto dal batti e ribatti in area, mentre poi ha enfatizzato anche la bravura e la furbizia di Mattia Gagliardi nell'occasione del calcio di punizione battuto velocemente sul gol del pareggio di Ciro Foggia. Prima di andare a